Gentili telespettatori, bentrovati all'appuntamento quindicinale con Ascombelluno Notizie, la vetrina di approfondimento sulle attività di Confcommercio Imprese per l'Italia Belluno. Sono tanti gli argomenti di cui ci occuperemo in questa puntata. Per cominciare, protagonista il pane. Vediamo il servizio. Come ormai da consolidata tradizione, anche quest'anno i fornai di Confcommercio Belluno sono protagonisti di Agrimont, la mostra dell'agricoltura di montagna proposta da Longarone Fiere. Il laboratorio dell'associazione ha operato lo scorso fine settimana e opererà anche il prossimo. Il punto con Roberto Battaglia, presidente del sindacato panificatori. Anche quest'anno il sindacato dei panettieri e dei panificatori aderente all'Ascom provinciale di Belluno è presente qui in Fiera Longarone con una presentazione di prodotti particolari tipici delle varie zone della provincia e per mantenere una tradizione che ormai si è consolidata negli anni, che fa sì che ormai siamo diventati un evento importante per questa fiera. Ormai gli operatori si danno appuntamento da un anno all'altro nel nostro stand, vengono volentieri a vedere come lavoriamo, come presentiamo i prodotti. E un sintomo importante di questa cosa è che anche ormai le aziende produttrici di macchine cominciano a sollecitarci per poter essere presenti con le loro attrezzature per offrirle ai nostri soci, ai nostri collaboratori. Quest'anno in particolare la ditta Paulin, che ormai è un leader mondiale nelle attrezzature per la panificazione, è presente, ha voluto essere presente qui con noi in stand con un nuovo tipo di gruppo formatore per l'attività artigianale, che come caratteristica principale ha la multifunzionalità che permette alla macchina di fare non solo pochi tipi formati di pane, ma dai grissini alla pasta tenera, alla pasta importante, al pane arrotolato. E questa è una caratteristica che per l'artigiano è fondamentale. Per noi ci vogliono macchine elastiche, macchine duttili, capaci di fare piccole produzioni e di diversi tipi di pane. Agrimont, occasione per conoscere il lavoro e i prodotti realizzati dai panificatori Confcommercio, ma anche un'occasione di sostegno, come di consueto, all'Associazione Cucchini, il gruppo di volontari che fornisce assistenza ai malati gravi. E come sempre, pane vita, pane salute. Noi sempre cerchiamo di abbinare a questa iniziativa anche la beneficenza con l'Associazione Cucchini, che è benefattrice e nota in tutta la provincia per il sostegno agli ammalati, e con il nostro contributo riescono a sviluppare delle altre attività, riescono a essere più produttivi e più presenti sul territorio. Ancora con Roberto Battaglia, qual è lo stato di salute del pane artigianale? È inutile nascondersi dietro al grissino in questo caso. È vero che la categoria ha sofferto e soffre in questo momento per un evolvere dei consumi, una globalizzazione che fa sì che la grande distribuzione si rifornisca in mercati esteri piuttosto che sul mercato locale, ma è proprio per questo che noi ribadiamo la nostra presenza sul territorio, la salubrità dei nostri prodotti, la qualità, e questo è un tipo di attività che noi rimarcheremo molto di più con la nuova stagione scolastica, presentandoci a tutti i comprensivi scolastici della provincia con i vari colleghi distribuiti sul territorio per far sì che delle scolaresche vengano nei nostri laboratori e apprezzino in prima persona come lavora il fornaio, la qualità dei prodotti, la genuinità dei prodotti che noi utilizziamo. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. Continuiamo ad occuparci di prodotti di qualità. L'obiettivo delle nostre telecamere è ora puntato sullo schizzo. Il gruppo ristoratori Dolomiti Belluno è in queste settimane protagonista di un progetto proposto dalla Camera di Commercio di Belluno in sinergia con Veneto Agricoltura. L'iniziativa, che si propone la valorizzazione delle tipicità locali anche in occasione di Expo 2015, è incentrata sullo studio sulle caratteristiche fisico-chimiche e sensoriali del formaggio schizzo bellunese.
A seguito di una prima parte del lavoro svolta nel 2014, nella quale sono state raccolte informazioni tecnologiche ed analitiche su 24 prodotti provenienti da 8 aziende bellunesi, è in corso attualmente una seconda parte illustrativa rivolta a cuochi e ristoratori bellunesi. Martedì 17 marzo siamo andati alla Baita L'Arte di San Gregorio nelle Alpi. Il progetto ha lo scopo proprio di descrivere cosa c'è nell'ambito commerciale della proposta del territorio bellunese per quanto riguarda lo schizzo, che è un prodotto tradizionale tra l'altro, e vederne le caratteristiche e capire anche quali sono le esigenze da parte non solo di chi produce, quindi le esigenze commerciali di vendita, ma anche per chi lo utilizza, soprattutto per chi poi promuove il prodotto stesso, ma anche il territorio bellunese, quindi ristoratori e cuochi. Mettiamo insieme praticamente come Veneto Agricoltura e Camera di Commercio due realtà che è la realtà produttiva del territorio e la realtà che utilizza i prodotti del territorio stesso. Una forma diciamo di caratterizzazione e anche innovazione per quanto riguarda lo studio di un prodotto tradizionale che può essere trasferito non solo allo schizzo nel particolare ma anche ad altri prodotti del territorio. Quindi è un progetto che vuole avere poi come finale una pubblicazione che non deve essere per forza necessariamente il solito libro di ricette, di abbinamenti con i cibi e così via, ma anche un piccolo strumento di utilizzo e di riconoscimento della presenza sul territorio appunto di questo prodotto. Noi come ristorante posso dire di essere stato uno dei primi ristoranti della provincia di Belluno ad operare lo schizz come piatto, come pietanza, come secondo piatto addirittura, e l'abbiamo sempre in carta tutto l'anno. E è molto richiesto, specialmente anche dalle persone che vengono da fuori, dal Veneto, Vicenza, Treviso, Venezia, a cui piace molto il sapore dolce o dolciastro, che vogliamo dire, dello schizz. Dello schizz, noi praticamente il piatto principale che facciamo con lo schizz è una bella rosolatura su burro con un po' di latte e un po' di panna, accompagnata da una polenta, specialmente con la polenta di mais poncio. E quello è molto apprezzato. Ultimamente abbiamo iniziato a fare dei primi piatti con lo schizzo a cubetti rosolato e dei fagioli gialette. Nella puntata precedente ci eravamo occupati della sanitaria Serenì, una storica azienda di Ponte nelle Alpi. Qualche spettatore disattento si era preoccupato della chiusura dell'attività. L'attività non chiude, ma anzi rilancia. Vediamo tutto nel prossimo servizio. In effetti è vero, non chiudiamo. L'attività rimane aperta, fornendo il solito servizio di fornitura di ausili sanitari e ortopedici. Miam rimane in negozio a disposizione della clientela. E abbiamo deciso di potenziarci aprendo uno studio e il laboratorio ortopedico per la fornitura di plantari su misura e anche scarpe su misura. Il laboratorio sarà attivo tra circa un mese e mezzo e le persone potranno venire. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. Da Ponte nelle Alpi andiamo ora a Cortina d'Ampezzo. È nato Cortina for Us, un gruppo di lavoro creato dai commercianti locali che ha l'obiettivo di unire la categoria, di far fronte alla crisi attraverso iniziative mirate da portare avanti insieme, collaborando con gli enti e le associazioni del posto. Importante per la nascita di questa nuova realtà il supporto di Confcommercio Belluno. Ce ne parla Giorgio Darin. Cortina for Us è un'associazione che è nata poco tempo fa, che c'era un'esigenza a Cortina d'Ampezzo e i commercianti sono partiti all'incirca 6 mesi fa per riuscire a unirsi e perché non c'era uno spazio libero all'interno della Conca d'Ampezzo, che era l'accoglienza turistica, c'era questa esigenza di fare sentire più a proprio agio i nostri ospiti e siamo partiti con la prima iniziativa che è stata l'illuminaria natalizia, proprio per riuscire a addobbare e dare un gesto di sinergia del paese e da lì è andato a cascata un conseguirsi di azioni, cioè nel senso hanno incominciato a aggregarsi sempre di più sia commercianti che non. E abbiamo avuto l'esigenza
e siamo riusciti il 12 di questo mese a costituirci come associazione non riconosciuta, proprio perché c'era un grosso numero di aziende interessate nei nostri progetti e nelle nostre operazioni che vogliamo andare a svolgere. Per accoglienza turistica si intende non solo far sentire l'ospite a proprio agio, ma anche supportare manifestazioni già esistenti sul territorio e riuscire a dare luce alla nostra bellissima Conca, che propone un sacco di belle manifestazioni ma tante volte passano sottotono. Un grande supporto in più ce l'ha dato la Confcommercio Imprese per l'Italia di Belluno, che tramite il suo presidente Paolo Doglioni ci ha aiutato a costituirci, ci ha seguito nell'iter burocratico e ci dà supporto. Insieme a loro difatti ci stiamo spalleggiando a vicenda per riuscire a ritessere e riunire tra virgolette il territorio in un unico ente, che ovviamente è suddiviso, cioè c'è la Confcommercio che è una cosa, noi siamo a parte, ma però ci siamo alleati, diciamo, per riuscire a dare maggior aiuto alle aziende del posto. Diversi i progetti in cantiere. Il microfono a Ludovica Rubini. Stiamo lavorando su vari eventi estivi già esistenti, che quali diciamo supporteremo insieme ai commercianti, ai ristoratori e a tutte le altre categorie. E stiamo diciamo facendo un grosso evento, speriamo, di cucina, che sarà a fine luglio, e per l'inverno anche abbiamo dei grandi progetti sia nel periodo natalizio che non, e tra i quali anche un grosso progetto con lo ski pass di Cortina e altri anche diciamo all'Alexander Hall, dove ci saranno degli spettacoli molto belli, molto importanti, che noi sicuramente spingeremo per fare. Belluno ancora presente nel sistema direttivo della Confederazione del Terziario Confcommercio Imprese per l'Italia. Paolo Doglioni, presidente dell'associazione provinciale e vicepresidente vicario del Sistema Veneto, è stato eletto nel consiglio direttivo della Confederazione Nazionale, che pure, per effetto del recente cambio di statuto, aveva visto ridursi il numero di componenti rispetto al passato, in un'ottica di snellezza ed efficienza. Un'elezione che Doglioni accoglie con un impegno da onorare. La lunga militanza in associazione e la più recente come presidente mi hanno convinto che il ricoprire cariche associative deve essere vissuto sempre più come un servizio alle imprese che desideriamo rappresentare, portando istanze ma anche collaborando per creare un nuovo modello di rappresentanza propositivo ed efficace. A fronte di una molteplicità di fattori penalizzanti per gli imprenditori, dice ancora Doglioni, dobbiamo ribattere con proposte e stimoli concreti e realizzabili. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Grazie per averci seguito. Ascom Belluno Notizie ritorna tra 15 giorni. Arrivederci.